Ciao Ambra, allora adesso si parla di innovazione. È interessante parlare di innovazione in questo periodo, no? Quando parli di Covid, quando parli di questa pandemia che non è ancora finita, ma l'innovazione è una parola particolare in questo momento. Invece ci sono state delle innovazioni, forse anche future innovazioni che il Covid può portare. A me, per esempio, c'è una cosa che hai detto e che mi ha molto colpito quando hai detto: caspita, non ho mai avuto così accesso alla conoscenza. E credo che non parlavi tipo della conoscenza quella tipo Wikipedia, una conoscenza che è stata quella tra virgolette tradizionale del web, questa conoscenza collettiva, ma più una sorta di conoscenza tradizionale del vivo. Quella viva, che è stata messa a disposizione sul web. E parlo di interventi di dottorati, di università, di facoltà, di istituzioni, e che anche là non erano i soliti interventi di essere sul web dalle istituzioni, che sembra una sorta di sforzo, diciamo, del tempo. Ma una vera decisione, una vera scelta di proporre questo sapere, di mettere il sapere a disposizione di tutti. Cosa ne dici tu? Sì, sicuramente questa è stata una cosa, secondo me, una delle cose positive di questo momento tragico e anche degli interrogativi, perché all'inizio andare online dicevi, oddio mio, chissà quante cose brutte anche vedrò, quante robe inutile. Invece, quello che dici tu della scelta, no? Ha creato appunto questa specie di territorio deterritorializzato, questa non geografia, dove la conoscenza è lì ed è dappertutto. Perché puoi raggiungere ovunque. E tutti, essendo una pandemia, sono stati più o meno obbligati ad andare online. E questa cosa ha dato accesso a molti contenuti che se no sarebbero stati legati a un territorio specifico, geografico, mentre invece no. E ha dato accesso a questa cosa, per cui è un discorso comune, e ha obbligato a scegliere come presentarsi online, a darsi una vera... A fare una vera scelta di La vera essere online esistenza, tra per virgolette. resistenza, per sopravvivenza e poi essendo l'unico modo di esserci, allora bisogna veramente esserci. Mentre a volte, un po' lo dicevamo anche l'altro giorno, l'online sembrava sempre una cosa un po' inevitabile, una conseguenza Sono una sorta dell'offline. di esistenza comunicativa, in senso devo Sì, comunicarmi come istituzione, come università, sul web, ma alla fine quello che propongo, la conoscenza che posso mettere a disposizione è molto tradizionale. Devi essere dal vivo là, e devi essere all'università, devi essere nella scuola, all'accademia, e devi esserci per avere i veri e propri interlocutori. Invece, con il Covid, sono gli interlocutori che si sono aperti un po' al mondo. Avevi accesso a quello che era un po' la teoria di Lavorio della conoscenza. E poi, e questo secondo me ha preso sia la cultura, le arti, ovviamente tutte. Io ho visto dei bellissimi festival, devo dire. Poi è ovvio che questo, io lo do per scontato, credo anche tu, non toglie assolutamente l'esperienza corporea, sensibile, di essere in un Certo. posto e di assistere a un certo momento, in un dato luogo, a una certa cosa. Però, se fatto bene, ha un suo perché. E questa cosa è accaduta nelle arti, però io trovo anche nella gestione degli affetti, cioè il fatto di scegliere poi, perché essendo così faticoso stare online, in realtà implica una scelta più forte, quasi che Di l'offline, dove trovarsi? di dove trovarsi e dove stare, perché anche se sei a casa tua, però il fatto di stare lì davanti al computer, con lo schermo, Con eccetera, eccetera, chi e con sì. con chi è molto faticoso, sia per dovere che per piacere, no? E l'idea della scelta, secondo me, è un'innovazione rispetto agli ultimi tempi. Certo. E poi secondo me c'è anche una sorta di evoluzione politica, in senso che il fatto che questa apertura della sapienza, del sapere, della conoscenza, il fatto di togliere la geografia, di non doversi trovarsi dal vivo in un luogo per avere accesso a questa conoscenza, a questo contenuto,
me è una scelta politica estremamente interessante per il futuro. Vorrà dire che a volte ci sono veramente tipi di conoscenza, dei tipi di sapere che appartengono a delle geografie, a dei paesi, e quello che tu imparerai o vedrai in Germania, forse non lo vedrai mai in Italia, non lo vedrai mai in Spagna, non lo vedrai mai in Marocco o altrove. Invece, con il Covid, questo era messo a disposizione. E quello mi fa dire che qua c'è veramente un enjeu, Una posta in gioco, una qualcosa posta, da, sì, insomma. esatto, qualcosa da elaborare per tutte le istituzioni. E può creare anche, secondo me, spinge a creare delle alleanze, come si dice, degli accordi tra le istituzioni per fare che questa non geografia del sapere si estenda Stenda. al di là del Covid. E una cosa interessante, per esempio, per capitalizzare su questa cosa, sarebbe di pensare come chi invece, perché ci sono sempre, come dicevi tu quando ne parlavamo, ci sarà sempre chi parteciperà, chi sarà dal vivo, perché Certo. questa esperienza dal vivo è fantastica e non deve essere persa. Ma chi ci sarà dovrebbe, in questo processo, diventare il rappresentante. Non dico l'avatar perché è una parola particolare, ma il Certo. rappresentante veramente in termini di democrazia, di demos, di chi è il popolo di una cultura, della cultura, dell'arte, può diventare rappresentante di altre persone, portare le loro domande, portare i loro dubbi, non essere come in quanto individuo, ma come un gruppo, un cluster, come quando si Certo. parlava di pandemia, un Sì, cluster di sì, persone. Che sia chi interviene, chi è spettatore, chi ascolta, possiamo sì. Sì. tutti essere rappresentanti di un Una altro gruppo. comunità anche temporanea, no? Quindi, Esatto. io ritorno sempre sul fatto che l'innovazione per me è stata la scelta perché l'aspetto critico, secondo me, degli ultimi anni spesso è che i contenuti erano un po' troppo, cioè l'offline era troppo online, nel senso che la vita offline, sia per quanto riguarda un po' gli incontri, sia per quanto riguarda anche un po' le proposte culturali a volte, era troppo influenzata dall'idea del random, cioè dall'idea di tanti contenuti, da un flusso. Sì. Invece, per me questo momento di silenzio, di sospensione, ha proprio fatto riprendere il punto su cosa voglio, quando voglio, perché, il perché, perché devo fare questa cosa, Certo. eccetera. E dunque, quando ritorneremo, ritorneranno i corpi insieme, che cosa si sceglie? Che cosa Sì. scegli per far sì che ritornino i corpi materiali in un luogo, a riunirsi, a stare lì e a Certo. rappresentarsi? Questo lo scegliere sia l'online che l'offline è stato, secondo me, è stata una cosa nuova. E poi, no, e poi c'era questa cosa di che temi ti interesserebbero Ah, sì, dopo il Covid, certo. cioè di cosa vuoi parlare dopo Secondo questa me c'è cosa? un tema estremamente ovvio, ma estremamente interessante, secondo me, che potrebbe essere, dopo questa esperienza, è quella del tempo. Il tema del tempo, il modo in cui il tempo è stato, come hai detto, sospeso, ma ci siamo un po' riappropriati del tempo. Abbiamo scoperto che questo tempo di una società molto cronofagia, in senso non di Cronofagica. cronofagica, sì, è una società molto cronofagica, Sì. è un enjeu di nuovo, è Una un posta in gioco. elemento importante di politica. Dobbiamo ridefinire quello che è il nostro tempo, riappropriarsi il tempo. E secondo me quello, nell'ambito degli OGR, per esempio, potrebbe essere un tema da esplorare. E credo che l'arte, gli artisti, perché lavorano sulla performatività, perché lavorano sulla questione del tempo, perché parlano politica senza parlare di politica, parlano politica senza parlare di politica, sono le persone giuste, o almeno sono persone estremamente interessanti per approcciare questo Ma più tema. che altro perché a volte hanno delle pratiche anche, per cui l'idea è più che di parlarne, magari proprio di proporre delle pratiche che Esatto. siano di riappropriazione del proprio tempo, Sì. di riapprendere il tempo.
di diventare sovrani del tempo e del proprio spazio temporale, no? Ed effettivamente, sì, delle pratiche anticronofagiche, delle pratiche della cronopolitica, la cronopolitica. Certo. Dunque, che pratiche e che opposizioni, che resistenze metti sempre a questo flusso un po' informe in cui il tempo sembra che non abbia più. E in ultimo pensavamo anche a questa cosa dell'affetto, che poi è molto molto legata, e per cui all'economia degli affetti. Sì. Sì, quello è un tema estremamente particolare perché, come dicevamo, gli affetti sono stati un po' troncati, sono stati un po' razzati durante questo periodo. In sostanza, quello che dispendiamo e quello che offriamo se, perpetualmente, che sia sulla rete sociale, che sia il modo in cui la società con la rete è molto, si è evoluta. È cambiato durante il Covid. C'è stato questo risparmio degli affetti, non potendo fisicamente dare l'affetto, non proporre l'affetto. E a un certo punto anche con la lassitudine, con la noia di forse proporli sul web, si è creata una riserva di affetti, una riserva di emozioni, che secondo me è estremamente interessante, non dover spendere gli affetti e le emozioni Non per subito. forza, esatto. Esatto. Spenderli per formarli subito, sempre, anche lì 24 su 24, in una Certo, esplosione, no? sì, e Perenne. questo è un grande tema di riflessione anche, secondo me. Decisamente, e gli affetti comprendono l'idea sia francese che inglese di affecté, être affecté o being affected, no? Che qualcosa ti faccia un effetto. E dunque che effetto provoco nel mondo con la mia portata emotiva, col mio attaccamento, con la mia, col Con la mia movimento, con presenza, la mia anche, sì. presenza, col movimento, col mio dare, no? E con la mia performatività anche. Per cui anche quella è un'economia ed è una politica degli affetti ed è sempre parte del scegliere, Sì. Oh, gestire, grazie, grazie scegliere. Amba. E Grazie grazie a me. a te. Ciao.